Attaccare un adesivo. Prima di tutto bisogna andare a pulire bene la parte con uno sgrassatore. Ma questa è una carena che è stata verniciata e bisognerà mettere gli adesivi prima di dare il trasparente. Ovviamente i nostri adesivi sono già protetti da calandratura e non serve per forza metterli sotto trasparente, ma in questo caso questo cliente li vuole sotto, quindi se vedete la carena opaca è per quel motivo. Una volta messo andiamo a asciugare. La carena è pronta dopo aver lavato le mani, ovviamente quando fa attrito. Se si sente dell'unto vuol dire che non è stata pulita bene. Quando fa questo rumore vuol dire che la carena è pulita bene, pronta per essere lavorata. L'adesivo in questo caso è un adesivo antibolle, quindi non serve né acqua né sapone né niente, che veniva usato una volta con gli adesivi a basso costo. La colla è una base solvente e non serve fare nient'altro, e un domani quando si andrà a togliere non rimarranno residui e nient'altro. Andiamo a posizionare. L'ho fissata qua. Praticamente dietro una canalizzazione che serve a far fuoriuscire l'aria nel caso vengano le bolle. Una volta posizionato io levo via il tape, che è questa carta trasparente che serve per asportare l'adesivo sulla carena toccandolo sotto il meno possibile. Serve molto più per le scritte, per tenerle in coincidenza. Allora, come avete visto qua c'è una parte difficile perché c'è una scanalatura sotto. Allora si dà la prima posizione. Come potete vedere qua stanno venendo degli arricciamenti. A mano non possono essere levati via. Bisogna prendere il phon, un phon belli da carrozziere, ma se non c'è va benissimo anche da casa, bisogna starci un po' di più. Passare sulla fascia dove stanno venendo le grinfie, scavarlo un po', come potete vedere. Spingere bene, far aderire l'adesivo. In questo caso sono rimaste queste, quindi bisogna di nuovo scaldare e farle venire giù. Praticamente l'adesivo si va a stringere e verranno tolti
Ecco, vedete quello che dicevo delle bolle, basta passarci sopra e le bolle spariscono. Ma qua ne è rimasto troppo, e anche col forno si riesce, quindi bisogna rialzarlo, riscaldarlo, che tornerà alla sua posizione originale. Aspettare qualche secondo che si raffreddi, aiutarsi magari con una spatolina, se non c'è va benissimo anche tipo una scheda tipo Bancomat, quello per i punti della, dei vari supermercati. Ed ecco qua, adesso pieghe, non ne abbiamo più. Andiamo a preparare questa posizione qua, andremo a fare un giretto intorno. Andiamo a alzare dietro. L'avevamo solo appoggiato, non l'avevamo attaccato. Poi il bello di questo adesivo è che lo puoi attaccare e staccare quanto vuoi, che non si rovina, perché la colla dietro non è a base d'acqua, come dicevo prima, è a base solvente, quindi non perde il suo potere collante, che comunque confronta una base d'acqua può sembrare meno colloso, ma ha una potenza sulla lunga durata, cioè nel senso dopo 2-3 giorni arriverà ad avere la sua massima presa sulla carena. Andiamo a cercare di fare questo lavoro qua. Come possiamo vedere è rimasto molto più alto, quindi lo andremo a scaldare e farlo dilatare e ammorbidire. È rimasto l'aria che andiamo a schiacciare, come dicevo prima, per far fuoriuscire. Non spingere troppo, perché essendo l'adesivo caldo è molto dilatato, quindi se spingete troppo si dilaterà molto e perderà le sue forme originali.
ha la funzionalità del car wrapping, quindi se uno ha già le basi di quello non troverà problemi. Fatto questo, si va tutto col phon sopra a vedere se è tutto a posto, diciamo, perché il phon serve, oltre che a dilatare l'adesivo, serve a capire se l'adesivo è stato messo bene. Se mentre riscaldiamo non vengono bolle, vuol dire che è stato messo giù bene. Se invece viene una bolla o qualche bolla da qualche parte, vuol dire che non è stato messo giù bene, quindi dovrà essere rimesso giù nei giusti modi. Farlo uscire senza restare niente. Andiamo a prenderla su, di aprire un pezzo di adesivo per permettere che l'aria fuoriesca. Ed è infatti fuori. Andiamo a mettere su questo. Nel caso vi arrivasse anche strobicciato, a più non posso l'adesivo, ricordiamo che ha sempre una memoria, quindi può essere stropicciato quanto vogliamo, che non ha assolutamente problemi l'adesivo a tornare come era prima. Basta una scaldata di phon e l'adesivo torna come era. Come prima si mette e si toglie, si dà una passata sopra sempre col phon per capire se è stato messo giù bene. È stato il lavoro finito. Ok, possiamo vedere.